Ciao creativi, ben arrivati a questo appuntamento natalizio. Non poteva mancare sul canale un video sul tema del Natale e così ci ho pensato davvero a lungo finché non ho scelto la tecnica che vi è piaciuta di più del canale del 2021, e cioè acquerello e inchiostro. Quindi oggi vi insegnerò a dipingere una bellissima stella di Natale proprio con acquerello e inchiostro. Partiamo con il disegno. Iniziamo con un cerchietto da fare al centro. E poi tiriamo dei raggi, in totale 5, in questo modo. Per ogni raggio disegniamo un petalo che, come vedete, parte molto stretto alla base e poi si ingrossa al centro e finisce a punta. Facciamo altri 5 petali in mezzo a quelli che abbiamo appena disegnato e saranno un po' più lunghi. A questo punto riempiamo con le punte di altri petali le zone che ci sembrano troppo vuote. Nel cerchietto centrale andiamo a disegnare tante piccole palline. Ogni petolo avrà una venatura centrale e questi piccoli raggi simili a quelli delle foglie. Poi disegniamo una grande foglia a destra, una a sinistra e decoriamo un po' tutto attorno con vari ciuffetti di foglie e rametti. Io disegno anche qualche bacca. A questo punto dobbiamo ripassare la matita con una penna Bic nera. Quindi ridisegniamo tutto sul foglio definitivo d'acquerello, dopodiché ripassiamo tutto il disegno con l'inchiostro. Io ho già rifatto il disegno molto molto chiaro e adesso sto andando a ripassare partendo dal centro, cioè dalle palline interne del fiore. Continuo così con i petali. E anche con le foglie. Aggiungo i ciuffetti decorativi, i rametti e le bacche. E poi inserisco anche le venature di ogni petalo. Disegno completato. Adesso, sempre con la penna Bic, vado a creare un leggerissimo chiaroscuro, quindi a scurire la parte interna dei petali, lì dove un petalo fa ombra sull'altro. Ecco un po' di chiaroscuro che si intravede proprio soprattutto sotto i petali principali. E iniziamo a dipingere. Per prima cosa andiamo a bagnare con acqua pulita soltanto i petali del fiore. Poi prendiamo il nostro rosso e lo iniziamo a picchiettare sul foglio in modo tale che il colore segua l'acqua pulita che abbiamo già passato. Vado anche a spruzzare di rosso l'esterno del foglio fuori dal disegno e poi aggiungo anche del giallo sulle punte. Sempre in maniera molto casuale e disordinata, uscendo anche fuori dai bordi del disegno.
vado a bagnare le bacche. E anche qui vado ad aggiungere il mio rosso. Una volta asciutto, vado a bagnare anche le foglie, prima con acqua pulita e dopodiché li vado a colorare di verde, anche in questo caso picchiettando il colore e uscendo naturalmente dai bordi. Faccio cadere anche qualche gocciolina di verde. E vado a colorare anche tutte le foglie e i rametti con verdi differenti. Con il rosso vado a scurire la parte interna del fiore, soprattutto lì dove ci sarà l'ombra. E sfumerò il colore verso l'alto. Farò la stessa cosa col verde, rendendo più scura la base e sfumandola verso la punta. Una volta asciugato, prendo i miei gouache, ma vanno bene anche acrilici o tempere, e con il giallo vado a colorare le palline interne del fiore. Naturalmente mi servono le tempere o l'acrilico e il gouache perché ho bisogno di un colore coprente. A questo punto mi mancano soltanto alcuni dettagli da fare con le matite colorate. Con la matita rossa vado a ripassare la venatura interna di ogni petalo. Sempre con rosso scurisco qualche parte dell'ombra. Con il giallo vado a schiarire le punte dei petali. Con il verde ripasso le venature delle foglie. E questo è il risultato finale. Spero vi piaccia e vi auguro buone feste!